Alla Ricchi ci sono 6.700 spettatori, non è il record stagionale, quello appartiene al match con l'Aprilia. Ad ogni modo è una cornice di pubblico importante per il big match tra Salernitana e Pontedera. Prima contro seconda, staccate soltanto di tre lunghezze, all'andata finì in parità. Salernitana con il 3-5-2, Perrone rinuncia a Munar e manda in campo Piva e Chirieletti. Avvio di partita veemente della Salernitana che soprattutto dalle corsie esterne prova a creare problemi alla retroguardia toscana. Comincia meglio la Salernitana, la squadra di Indiani invece soffre in avvio. È proprio la Salernitana sulle corsie esterne detta tempi e ritmi alla manovra. Ottavo minuto, Vettori e Leone non si intendono e per poco non combinano una mezza frittata. Poi Mancini, la sua girata, il gol di Ginestra. Ma la rete viene annullata per evidente posizione irregolare del Cobra. Il Pontedera si riorganizza e con il passare dei minuti acquista maggiore sicurezza, ma è la Salernitana con questa ripartenza micidiale alla 34esima a presentarsi davanti a Leone e Ginestra buca così la rete del Pontedera portando in vantaggio la Salernitana. Grande azione sull'asse Mancini, guazzo Ginestra, il Cobra non fallisce e festeggia così con i tifosi della curva sud la rete del momentaneo vantaggio della Salernitana. La reazione al 35esimo della squadra toscana con Remedi che prova il jolly, Dazzi non si fa sorprendere, la replica della Salernitana che non sta a guardare, ancora Ginestra, il sinistro questa volta trova Leone pronto, ma è ancora Pontedera nei minuti finali del primo tempo, 40esimo e qui Dazzi si oppone molto bene alla conclusione di Vettori. Finale di primo tempo con scintille tra Guazzo e Pezzi, ammonito per un brutto fallo proprio sul calciatore. Ripresa, 11esimo, Salernitana che prova a chiudere subito i conti. Mancini per Guazzo, Guazzo in aria, il sinistro di Guazzo e la palla che scheggia i legni della porta difesa da Leone. 18esimo, punizione di Grassi, tra i migliori in campo quest'oggi, poi dalla bandierina altra opportunità, non ne approfitta il Pontedera. Tra il 20esimo e il 24esimo valzer di cambi, dentro Gustavo per Ginestra, poi Zampa per Capua. La Salernitana con il passare dei minuti addormenta la partita, ma non è finita. 40esimo, Guazzo vede un corridoio libero per Gustavo che si infila. Gustavo in area, Gustavo la conclusione e la parata in due tempi di Leone, conclusione fiacca tra le braccia del portiere toscano. La reazione del Pontedera, di Noia, la sua girata e il gol del pareggio. Clamoroso alla Ricchi il pari del Pontedera al 44esimo, il sinistro di Di Noia non lascia scampo a Dazzi e poi ancora nei minuti di recupero Grassi su punizione ci prova ma questa volta non trova la porta, finisce così 1-1, non cambia nulla in classifica ma la Salernitana continua a rimandare l'appuntamento con la vittoria.